Buonasera. 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 Buonasera Enzo. Buonasera. Guenda. Ciao Antonella. E Enzo, non... Sì, la domanda la puoi fare, però ci sono persone che... praticamente si sono già prenotate, quindi quando avrò finito le altre persone puoi fare la tua domanda. Hai letto il post, Enzo, di che cosa si tratta? Questo tipo di venerazione? Allora, adesso aspettiamo un attimino che entra Carmela, che mi leggerà le domande. Eccola. Leggerlo, Enzo. Eccomi. Buonasera, Buonasera. Buonasera mi vedi? a tutti. Allora, come ho scritto nel post, questa sera andiamo a fare un esperimento un po' particolare. La venerazione con l'acqua e la cera, già l'ho fatto altre volte, basandomi sulle vostre domande, quindi facendo cadere la cera nell'acqua, la cera dà delle risposte in base alla forma che prende. Questa sera invece andiamo a vedere le entità che vogliono venire e dare una risposta. Carmela mi leggerà il vostro nome, la vostra data di nascita e io farò colare la cera appunto nell'acqua per vedere se c'è qualcuno che vuole comunicare. Bene. Non sempre questo avviene, nel senso che magari posso, Carmela mi può leggere 3-4 nomi, può succedere che non ci sono comunicazioni, come magari al quinto nome può venire qualcuno che vuole comunicare. Siccome noi non evochiamo nessuno, chi vuole venire viene perché ha desiderio di comunicare, quindi può succedere che non abbiate delle risposte o delle comunicazioni. So perfettamente che ci sono persone che sostengono di essere dei medium e a ogni domanda hanno una risposta, ma non è vero, perché comunque le entità vengono quando possono venire, quando hanno voglia di venire e quando desiderano dare delle comunicazioni. Sono abbastanza forti per poterlo fare, insomma. Ok? Quindi, detto questo, ovviamente io, Carmela, andrà a leggermi il nome e la data delle persone. Io chiederò se questa persona è presente nella diretta, perché qualora la persona non fosse presente nella diretta, diventa inutile che io mi concentro per vedere se c'è qualcuno che vuole comunicare, perché ovviamente deve essere un filo diretto, quindi la persona deve essere presente per vedere se ci sono comunicazioni. Qualora la persona non fosse presente in diretta, non posso dare la comunicazione. Ok? Allora, intanto, in via del tutto eccezionale, ho una domanda di una persona dove io dirò sì o no. Quindi questa persona vuole rimanere anonima,
io le ho promesso che appunto le avrei risposto e vado a rispondere. Allora Carmela, i nomi sono sotto al post che io ho fatto oggi. Quindi devi prendere quello. Allora vado a prendere l'altro telefono per guardarli. Ecco, qui sì, no? Sì, okay. Perché i nomi sono tutti là sotto. Un attimo, è che prendo... Sì. Un attimo, Sì. Ok. Vado. Allora. Ecco. Buonasera Katia, ciao Roberto, buonasera Lucia. Allora. Vincenzo Di Natale la prima che ha commentato. Sì. Allora mi dici, no aspetta, devo rispondere alla persona. Ciao, buonasera Lucia, Lucia, scusami, non avevo visto. Ecco, buonasera e tutto quanto e ciao, li facciamo dopo, quando io inizio a... Ok. Un po' di silenzio e l'unica cosa... Carmela, per favore, quindi vedi se Vincenza, che sarà la prossima a cui vediamo se arriva qualcuno, se è presente nella diretta. Quindi vedi se scrive che è presente. Allora io vado a rispondere alla persona a cui dovrò dare un sì o un no. No. Ok. Allora io adesso abbasso un po' il telefono, vediamo se si riesce a vedere. Sì. Ok. Bene. Allora Vincenza è presente? No. Almeno qui non la vedo, mi no. Ok, andiamo oltre allora. Allora, poi c'era Alessandra delle Rose. Sì. Ma la vedo che ha commentato. Perfetto. La data? È del 19 dicembre 84. Ok.
Allora, Alessandra, tu hai una persona molto vicino che ti sta accanto e mi si è formata una lettera N. La lettera N potrebbe essere nelle iniziali di questa persona, come dentro al nome di questa persona. C'è una N. Ed è una persona che quando è morta era molto distante da te. Ma è sempre vicino a te. Sempre. Ora io non so se tu ne hai mai avuto sentore, ma è una persona che ti sta proprio, come dire, ti segue in ogni passo, in ogni percorso, in ogni situazione. Ok. Andiamo avanti. Ok. Comunque Alessandra delle Rose. Dice, è Nena, mia suocera. Ecco, la lettera N, vedi? Bellissimo, io quando ho queste conferme su questo tipo di situazione mi piace molto. Bene. Allora, un attimo poi vado avanti. Allora, non sta facendo domande di gratuite, Miriam. Ok? Allora, Filomena, nome originario di. Andiamo avanti. Poi c'è Sabrina Mazzara. Dopo, ma io Sabrina Mazzara non la vedo. Sì, c'è, vedo io il Ah sì. commento. Ok. Allora, Sabrina è del 26 di aprile 71. Sabrina. Ok. No, per Sabrina non abbiamo nulla, mi spiace. Ok. Avanti. Sì. Allora, poi c'è Gwenda Ungaro. Sì. Ma io, Gwenda. No, Wenda l'avevo vista, mi pare, eh? Sì, io qua non la vedo, mi. Sì, c'è. Segue. Ok. Allora, Gwenda è del 18 aprile 69.
Allora, Gwenda, intanto qui c'è una persona che subito mi ha formato un cuore. Incredibile. E quindi una persona che ti vuole molto bene. Una persona che amava tantissimo i fiori. È una donna e non so perché mi indica la testa. Ma c'è un cuore, quindi molto affetto, molto amore, molta protezione verso di te. Vediamo se Gwenda ci dice qualcosa. Dice mia mamma, ma non capisco la testa. Eppure mi indicava la testa. Tua mamma amava molti fiori, la riconosci? Cioè, in quello che ti ho detto? Forse è un messaggio che ti vuole dare, forse il fatto di indicare la testa possono essere i pensieri, le preoccupazioni, cioè come dirti stai serena, cerca di pensare meno, cerca di... di strizzarti meno il cervello, insomma. Infatti dite, cercherò di capire. E poi forse per i fiori dice sì, assolutamente. Ti ringrazia. E Di nulla. poi andiamo avanti. Sì. Allora, poi dopo. C'è Lucia Nicosi. Vediamo se ci dice qualcosa. Se c'è. Vediamo un po'. Allora. Io Lucia non la vedo. Ma infatti non neanche scrive. Vediamo un attimo, vediamo se c'è. Sì. Comunque le persone che vengono menzionate, se gentilmente vogliono lasciare il commento di dire ci sono. Ok? Andiamo avanti. Ok, allora dopo c'è Concetta Ferraro e ha salutato in questo momento. C'è. La data. Allora, sì, Concetta è del Maria Concetta, è del 16 marzo 80. Mi ripeti il suo nome?
Maria Concetta. Maria Concetta. Maria Concetta, io vedo non lo so se è una persona molto molto giovane. Diciamo una persona che non ha vissuto molto o che comunque non ha potuto vivere come avrebbe dovuto. Cioè un qualcosa come se fosse in embrione, ma non è detto che sia un embrione, un qualcosa che comunque non ha potuto vivere la propria vita. Comunque una persona molto giovane. Che è vicino a te. Quindi tu sei assistita, sei guidata da questo esserino giovane, molto giovane. Infatti, Sì. dice, ho perso un bambino al quarto mese. Esatto, io non volevo dirlo, però è questo che volevo dire, insomma. Però io vedo questo vicino a te, questo. E ti segue, ti sta molto vicino, quindi devi essere contenta, felice di questo, perché c'è tanto amore, Dice, ne ho sofferto tanto. eh? E che a volte, insomma, io ho visto subito che era un qualcosa che comunque non ha portato a compimento di vita, però sai, a volte, insomma, voglio dire, sono cose che vanno dette un po' con delicatezza, ecco. Infatti sono abbastanza delicate, no? Sì. Comunque sappi che è con te, eh? Anche se non ha potuto esserlo in vita, però è con te. Andiamo avanti. Allora, poi dopo c'è Grazia Grimaldi. Sì. Però io non l'ho vista, almeno nei commenti, non l'ho vista commentare neanche un saluto. Sto guardando, eh. Perché io qua nei commenti non la vedo. Grazie, se ci sei scrivi ci sono, così ti rispondo. No, non la vedo. No, mi sa che non c'è. Concetta Ferraro dice grazie, sono felice di saperlo. Bene. Andiamo avanti. Mi sa che non c'è. Allora, dopo c'è Barbara Orzi. Se c'è Barbara Orzi che scriva ci sono. Allora, Mi sa che io devo rispondere un attimo a Ginevra. sì, ho visto. Vediamo, è Ginevra, anche se è molto presto per dirlo, ok?
Allora, Ginevra, intanto ho tantissimi cuoricini, quindi la cera ha formato tantissimi cuoricini che si stanno unendo, quindi guarda, sicuramente c'è, anche se quando si entra in un'altra dimensione, comunque siamo diversi, no? Non proviamo le stesse cose che proviamo sulla Terra. Quindi entriamo in un'altra dimensione e non c'è più sofferenza, non c'è più tutti quei sentimenti terreni svaniscono perché comunque troviamo la serenità, la pace. Lei quando può è vicino a te, ma non sempre può. Ok? Ti abbraccio forte, Ginevra. E comunque, Ginevra, tu la senti ogni tanto, vero? Andiamo avanti, Carmela. Allora, dopo c'era Selenia Arena. Vediamo se c'è Selenia che scrive. Selenia Arena, se ci scrive qualcosa. Se No, c'è. Katia, ancora non ti abbiamo chiamato. Selenia, io non vedo commenti. Ma infatti neanche io, eh. Non credo, Mise, che ci sia, eh. Non ho visto neanche un commento. Ginevra non può sempre perché è normale che sta facendo il suo percorso in un'altra dimensione. Ah. Dimmi. Mi vedi che adesso ho salutato Barbara Orzi, che stava prima di Selenia. Ok. Ah, ok. Allora, Dato. Barbara è del 4 luglio 74. No, mi dispiace, non ho. Non ho comunicazione. No, mi dispiace, tesoro. Andiamo avanti. Allora, dopo c'è Margherita Contro, che penso c'era perché ho visto che ha salutato. Ok. Vedo un attimo, ma Contro, ma c'era. Ci sono, allora risposta, dai. Ok. Margherita c'è.
Sì, ha risposto adesso, ci sono. Dimmi la data di Margherita. Del 4 giugno 68. Allora, Margherita, io vicino a te vedo un uomo. Era un uomo un po' paffutello, un po' robusto. Un po' riservato, non mi dà, però c'è questa persona, non mi dà delle iniziali. Potrebbe essere una S, ma non ne sono certa. Ed è una persona che è da poco che è vicino a te. È da poco che si è messo al tuo fianco. Altro non mi dice però, Margherita. Questa persona non è da tanto che è vicino a te e ha preso il posto di una persona più giovane che prima era vicino a te. Ora hai questo uomo più grande. Come ti ho detto, potrebbe essere un uomo un po' paffutello, un uomo che ha preso il posto di una persona più giovane. Ma altro non mi dice Margherita. Mi spiace. Andiamo avanti. Allora, ha scritto Selenia Arena. Sì. Dice lei, vabbè, la data è il 2 marzo 90. 2 marzo 90. Sì, Selenia. Selenia. No, non ho nulla. Mi spiace. Okay. E poi Sì.
ultima, in questo post, Antonella Guliguli. Io Sì, l'avevo lei vista, sì, lei ce l'ho. c'è. Allora, è del 3 maggio 70. No, Nella, non ho nulla tesoro, nessuna comunicazione. Abbiamo finito, vero? Sì, nel posto sì. Perché poi avevo fermato Sì, i commenti. i commenti. Abbiamo Claudia. Claudia, aspettami. La vedo io, 5 aprile 86. 86, sì. Allora, Claudia, gli angeli custodi, per chi ovviamente ci crede, no? Naturalmente, li abbiamo tutti, ognuno di noi ha il proprio angelo custode. Io sto vedendo se qualcuno è vicino a te a livello di spiriti, di entità, e se ha voglia di comunicare, ok? Però tesoro, non vedo niente, non ho nessuna comunicazione, Claudia, mi dispiace. Come avevo annunciato, non è detto che comunque arrivino sempre le comunicazioni, eh? Anzi, stasera ce ne sono state parecchie e confermate anche. È vero. Non lo so, mi vuoi andare avanti? Ma perché ci sono altre richieste? Sì. Cioè, se vado a rime. Domande. No, 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 proprio di sapere, hanno lasciato la data di nascita. Dimmi. Allora, vado allora. Roberto Cova. Roberto del 13 luglio 75. Roberto, io non ho comunicazioni, l'unica cosa, non so perché, forse tu te lo spiegherai, a me viene fuori un numero 5.
Quindi questo 5 potrebbe trattarsi di nascita, morte o un numero 5. È l'unica comunicazione che mi viene fuori. Andiamo avanti. Allora, poi c'è Rosa Jessica Covello, è del 21 dicembre 96. Allora Rosa, qui abbiamo una bella signora che amava molto l'eleganza, l'ordine di se stessa, è molto elegante. Una bella signora. Che è vicino a te, tesoro. E la particolarità è una donna molto, molto elegante, molto fine, molto raffinata. E lei vicino a te. Vediamo se. Ci dà conferma o. Andiamo avanti. Allora. Poi c'è Solina Sonia del 28 novembre 77. Sonia. Sì. Di che anno? 77. Allora, Sonia, tu hai un qualcosa di veramente bello vicino. Io vedo un uomo con in braccio un bambino. È una figura molto bella, molto, molto pulita, molto nitida. Una figura che ti segue ovunque. Non capisco perché ha in braccio questo bambino. Probabilmente a volte cerca anche di darti dei segnali che tu non, forse non recepisci, non li senti, non, magari sai, a volte succede, no? Che noi non ci facciamo caso, siamo distratti, però cerca di darti dei segnali. Rosa Jessica dice sì, mia nonna. Ah, ok.
Sonia, non lo so, forse tu mi sai dare una spiegazione di questo, non lo so, forse non lo sai nemmeno tu, però vorrei, purtroppo non riesco a fartelo vedere, ma è bellissimo perché c'è proprio la figura di quest'uomo con in braccio un bambino. Carmela, ancora una, poi io. Va bene. Perché è un po' pesantina la cosa. Lo so, infatti ho chiesto, mi vuoi continuare? Allora, facciamo l'ultima. Allora, aspetta, Sonia. Una figura. Cioè, questa è la Sonia a cui ho risposto? Sì, dice una figura giovane, quest'uomo. Sì, una figura giovane. Sì, dice sì. Sì, la sensazione di una persona giovane. Ma vediamo che dice, se risponde. Vabbè, intanto che aspettiamo ci dice qualcosa. Ancora una persona, poi basta. Ok, grazie a Grimaldi, che si è collegato adesso, è del 29 giugno 80. Non ho comunicazioni, grazie, mi spiace, non vedo nulla. No. Sonia poi ha risposto, dice credevo mio nonno. Lo so, però a me la sensazione di una persona giovane, con in braccio un bambino. Ma non è detto che siano sempre i nostri cari, eh? Cioè non è detto che vicino a noi necessariamente ci siano i nostri cari. Ok? Infatti. Allora. Mi Ok. basta, no? Eh? Basta. Ok. Sì. Ragazzi, chi ha scritto in questo momento sarà la prossima. Questo è un qualcosa che prende molto energie. Allora. Sonia ringrazia, Grazia pure ringrazia. Laura Lui dice che bello, ma questo rituale con l'acqua e candela, cosa vedi Miriam, i nostri cari defunti? Sì, Laura, chi vuole venire comunica in questo modo.
Ok. Rieccomi. Bene. Allora, Laura lui dice: bellissimo, grazie Miriam, la prossima volta mi piacerebbe provare. Va Ok. bene, Laura. È che avevo fatto il post e quindi delle persone che si sono prenotate, ecco, ho risposto a loro, insomma. E tutte le altre persone alle quali non ho risposto, essendo che comunque è un metodo abbastanza che prende molta energia, sicuramente lo rifarò. Va bene? Bene, allora intanto buonanotte, buonasera, Buonasera, buonanotte a Lucio. un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao, grazie Carmela. Ma di che? Un bacio. Ciao. Ciao.